Da Napoli, benvenuta alla tappa dell'ASL. La prima domanda è ovviamente su niente, cosa ti pare di questa competizione? Avete finito Tokyo, è finita la stagione non più di un mese fa, e adesso subito di in vasca con tempi eccezionali, quindi un ritorno un po' strano, un po' particolare. Inizio col dire che probabilmente sono io che dico benvenuti a Napoli, perché molti di voi sono molto più al nord del sud e la conoscono meno di me. Però io sono contentissima quando ho saputo che erano qui a Napoli queste gare, ci sono rimasta super contenta perché, come ho già detto, il sud comunque mi rappresenta C'è tanta completamente. Puglia Quindi, oltretutto. esatto. Esattamente, quindi siamo quasi un'unica regione, diciamo, il sud identificato come Campania, Puglia, tutti insieme, quindi contentissima per questo e poi quello che stiamo vedendo comunque è al limite dello spettacolo, quindi quello che si è creato attorno a questo evento è meraviglioso. Federica, te la stai portando dentro la Puglia, visto la staffetta che stai ritrovando, e parte anche un po' di voi. Federica, secondo me, ci verrà solamente in vacanza in Puglia da dicembre in poi, però sì, abbiamo creato questo, ormai sono 12 anni che ci conosciamo, abbiamo creato questo bel rapporto che va al di là dal semplice rapporto lavorativo. Quindi purtroppo è arrivata, cioè, non per lei, è arrivata all'apice della carriera e quindi ha ben deciso di finirla qui perché tanti di noi vorrebbero essere al suo posto non solo per i risultati sportivi, ma per tutto quello che ha creato del nuoto in Italia. Senti, se ti dico 57 secondi, forse è un tabù, qualcosa da scendere sotto. È un bel riferimento. Adesso è il 56 che mi sta un attimo dando fastidio, esattamente il 56 e 3 che 56. mi sta infastidendo, però abbiamo ancora due tappe, speriamo che siano solo due perché vorrà dire che andiamo direttamente in semifinale, però diciamo che quello è il mio obiettivo principale, poi assieme a quell'obiettivo ovviamente arriva anche l'obiettivo di squadra, perché fare sotto i 56 vorrebbe dire comunque arrivare sempre prima o seconda. Sarebbe un bel traguardo. L'ultima per me, è vero che stai chiedendo a Federica di costruire una piscina a Bisceglie, di battersi No, per... allora mettiamo in chiaro, è stata una battuta perché lei ci ha tenuto una volta che è stata eletta, ci ha tenuto a dirci ragazzi, da adesso in poi comunque sappiate che potete fare riferimento, cioè, sono un punto di riferimento anche per voi e non è da poco. Quindi io come battuta gli ho detto, ci ha detto, potete chiedermi qualsiasi cosa, io ci sono. Quindi io mi sono permessa di dire, vabbè, qualsiasi cosa vuol dire anche una piscina a casa, dato che purtroppo siamo un po', diciamo, poco provvisti da questo punto di vista. Però era nato tutto come un gioco, poi chissà, magari qualcun altro si attacca a questo mio piccola battuta per farci qualcosa di più serio, però vedremo. Elena, ISL vuol dire anche fare gare che magari non sono propriamente le tue, no? Sacrificarsi anche un po' per la squadra. Questa è la grande differenza tra questo genere di competizione e quella classica, Sì, forse? oggi ho fatto per la seconda volta il 100 dorso e diciamo che mi ha un attimo devastata, prima psicologicamente perché purtroppo io il 50 lo faccio anche forte. Il 100 mi inizia a creare problemi dal punto di vista proprio mentale, il fatto di dover rifare altre due subacquee e poi a dorso ti vanno via le gambe come niente, quindi l'ho sentito nel secondo 50 della schiena perché non ne avevo più, ho fatto fatica ad uscire dall'acqua, però hai detto tu, comunque per la squadra si fa, per chi comunque è abbastanza versatile. Il sacrificio si fa, ma si fa per la squadra, quindi volentieri. La prossima sarà una stagione molto lunga. Hai già programmato la tua preparazione? Quando pensi, insomma, di poter raggiungere il tuo picco di forma e se dovrai magari rinunciare a qualcosa? Io penso anzi, spero di fare tutte le tappe fino a dicembre, più che altro perché dal mio punto di vista più gareggio, prima entro in forma, ma entro veramente in gara. Poi
per cui i due anni in cui non, l'anno e mezzo in cui non abbiamo gareggiato per me è stato devastante, perché mi sono buttata in acqua alla prima gara, non sapevo veramente dove mettere le mani, quindi ho accettato anche con molto volentieri questa, la proposta comunque di venire a fare l'ISL proprio per questo motivo, perché mi sono detta, nonostante il fatto che magari ci saranno poche vacanze o che comunque ci sembrerà un anno infinito, però ne ho bisogno, tornare a gareggiare, ma soprattutto gareggiare ad alto livello. Quindi sono già qualificata per l'Europeo, che sarà dopo questa regular season, la prossima tappa. Poi speriamo, ovviamente incrociamo le dita per la semifinale dell'ISL, i campionati italiani, i campionati del mondo. Diciamo che fino a dicembre penso che anche lì 10 giorni di vacanza saranno più che necessari. Grazie mille. Grazie.